Quest'oggi vi narrerò l'intera storia del videogioco Poppy Playtime, capitoli 1, 2 e 3. Essendoci anche molte informazioni esterne ai videogiochi, ma non tutte obbligatorie ai fini della trama, dal momento che la saga non è ancora conclusa, ho cercato di limitarmi alle informazioni certe che il protagonista impara durante il gameplay. Ci sarà poi tempo in futuro per aggiungere teorie e congetture al fine di riempire i buchi e creare completismo nella storia. Detto questo, mettetevi comodi, aprite bene occhi ed orecchie e fate attenzione alle bambole assassine. Era il 2005. Un uomo che stava tranquillamente guardando la TV in casa sua ricevette per posta un pacco dalla provenienza sospetta. Il mittente era la Playtime Corporation, una vecchia fabbrica di giocattoli per la quale l'uomo aveva lavorato prima che malauguratamente chiudesse in circostanze strane e macabre. Pare che 10 anni or sono, durante una festa del personale all'interno dell'azienda, tutti i dipendenti sparirono misteriosamente e non furono più trovati, nonostante i vari tentativi di ricerca successivi, inviando specialisti nella struttura. Il nostro protagonista, quell'8 agosto 1995, era rimasto a casa dal lavoro salvandosi da quel nefasto destino. Ma ora aveva tra le mani la prova che quel posto era ancora attivo, in qualche modo. Curioso, aprì il pacco e vi trovò una lettera ed una videocassetta. Il foglio enunciava quanto segue. Tutti pensano che lo staff sia sparito 10 anni fa. Noi siamo ancora qui. Trova il fiore. Leggere quelle righe fece rabbrividire il sangue nelle vene dell'ex impiegato. Non poteva credere che tutta quella gente fosse ancora là dentro, non dopo così tanto tempo, non dopo le varie ricerche fatte che non avevano portato a nulla. Eppure non sembrava uno scherzo di cattivo gusto. Nonostante le parole non fossero tutte grammaticalmente corrette, il marchio del francobollo era proprio della fabbrica, quindi pensò solo che il messaggio fosse stato scritto velocemente. L'uomo rifletté su quale fiore dovesse trovare. Il disegno sulla lettera mostrava un papavero, ma non era sufficientemente chiaro. Così accese il suo videoregistratore ed inserì la VHS che era insieme alla lettera, per vedere se avrebbe avuto maggiori indizi. Si trattava dello spot pubblicitario della bambola Poppy, la mascotte principale dell'azienda in questione, andato in onda ad inizio anni 50. Veniva promossa come la prima bambola intelligente, capace di rispondere ad ogni domanda che le venisse posta. Davvero sbalorditivo e rivoluzionario per il tempo. Occorre specificare che la Playtime & Co. è stata a lungo la più importante produttrice di giocattoli del mondo, grazie alle tante idee innovative del suo fondatore Elliot Ludwig ed alla dedizione dei suoi collaboratori nel fare in modo che ogni bambino potesse rimanere soddisfatto dai loro prodotti. Mentre l'uomo rifletteva su questi aspetti storici dell'azienda, la pubblicità si distorse, mostrando la ripresa di sorveglianza di un'ala nascosta della fabbrica, nella quale il protagonista non era mai stato. Si poteva ammirare il murale di un gigantesco papavero, con al centro una porta collegata a dei ponti sospesi. Ecco il fiore che doveva trovare. Se ci fosse stata la possibilità, anche minima, che qualcuno dello staff si trovasse ancora lì, lui l'avrebbe scoperto. Voleva rivedere le persone con cui per anni ha lavorato, ma soprattutto chiedere cosa fosse capitato quel fatidico giorno. Si preparò e raggiunse l'entrata della fabbrica. Dopo così tanto tempo, tornava in quel posto per lui maledetto, che aveva deciso di lasciarsi alle spalle. Eppure, in qualche modo, il destino stesso aveva deciso di ricondurlo lì. L'atrio era decadente e malmesso, proprio come ci si aspetterebbe da un luogo abbandonato da anni, però la corrente elettrica funzionava ancora. Forse era vero che c'era ancora qualcuno lì dentro. Trovò una vecchia videocassetta nella quale Late Pierre, il capo del settore innovazioni, spiegava come quella registrazione partisse in loop ogni volta che la fabbrica chiudeva per almeno un giorno, al fine di avvisare qualsiasi malintenzionato entrato senza permesso che la struttura, presentando innumerevoli sensori di movimento, avrebbe automaticamente allertato le autorità. Risentire la voce di quel suo superiore fece un po' intenerire il protagonista, sapendo che nessuna forza dell'ordine sarebbe più venuta a proteggere questo posto diroccato. Si trattava solo oramai del video di sorveglianza di un lontano passato. Dunque l'uomo proseguì nell'esplorazione della prima area. Nel negozio di souvenir, tra giocattoli rotti e sospette chiazze rosse, trovò il codice per accedere ad una stanza riservata allo staff. Lì dentro poté prendere uno degli strumenti più utili dell'intera fabbrica, ovvero un grab pack, uno zaino dotato di mani prensili ed allungabili, con varie funzionalità in base alla tipologia del palmo.
Ne era rimasto solo uno, purtroppo munito di una sola mano, ma in quelle circostanze era meglio di niente. Probabilmente, proseguendo nelle successive stanze, avrebbe trovato altre mani da inserire. Nel frattempo, grazie a quell'unica che aveva, aprì una saracinesca chiusa da un sensore tattile che lo introdusse nell'atrio principale per i visitatori. Finito il breve corridoio, davanti a lui si ergeva imponente la statua di uno dei giocattoli più iconici dell'azienda, Huggy Wuggy. Figurava essere un pupazzo smilzo dalla pelliccia blu, con un grande sorriso e che amava molto abbracciare. Venne creato nel 1984 e riscosse subito un enorme successo, diventando presto il giocattolo più venduto della Playtime & Co. L'ex impiegato ricordava bene quanti peluche di Huggy Wuggy vendeva ogni giorno ai clienti e riguardare quel viso sorridente lo riportò nostalgicamente indietro nelle sue memorie. Ma era lì per trovare risposte, quindi non perse altro tempo. Questa enorme stanza smistava il pubblico nelle diverse aree di interesse, ora chiuse o sigillate. Il nostro protagonista si diresse verso l'unica porta per la quale sarebbe bastata una sola mano del grab pack per essere aperta. Ma appena vi appoggiò il palmo, un cortocircuito spense il sensore. Avrebbe dovuto riattivare la corrente nella stanza accanto, ma purtroppo era chiusa a chiave. Alle sue spalle udì un suono metallico e d'istinto si girò per controllare, ma non vi era nessuno. Guardò bene tutto intorno. Eppure nulla era fuori posto. Così, alzando lo sguardo, vide che Huggy Wuggy aveva appesa nella sua mano destra la chiave per la stanza dell'energia. L'uomo era piuttosto sicuro che prima non ci fosse, ma distratto dai ricordi nostalgici, forse semplicemente non ci aveva fatto caso. Con la mano allungabile la afferrò ed aprì la porta. Al suo interno trovò un generatore e dei ripetitori. Tra le varie funzioni del grab pack c'era anche quella di condurre elettricità, tant'è che l'ex impiegato, afferrando il generatore con il palmo, sfruttò il lungo cavo estendibile dello zaino per ripristinare l'energia nella fabbrica, collegando tutti i ricevitori. Tornato nell'atrio principale, fece una scoperta agghiacciante. Huggy Wuggy era sparito. Una statua alta oltre 3 metri si era volatilizzata nel nulla, senza emettere un suono. L'uomo era molto inquietato e non capiva cosa stesse succedendo. Qualcuno aveva spostato la mascotte o si era mossa da sola per un qualche motivo? Al momento non poteva avere queste risposte, quindi alzò la saracinesca della stanza accanto e proseguì. Si trovò in un corridoio che lo avrebbe condotto in uno dei magazzini della struttura e mentre camminava guardandosi attorno, con la coda dell'occhio, percepì un movimento strisciante sulla parete che sparì oltre una porta. Accorse per vedere meglio, ma non c'era nulla da riscontrare. Continuò a percorrere il tetro corridoio fino a giungere alla banchina di smistamento del magazzino. Lì avrebbe dovuto trovare 4 batterie sparse tra gli scaffali che, inserite in un macchinario munito di artiglio, gli avrebbe permesso, una volta attivato, di acquisire un nuovo arto per il grab pack. Cercando anche nei luoghi più nascosti, trovò una videocassetta su cui era registrata la conversazione tra 2 dipendenti del magazzino. Uno di questi era molto adirato per la disorganizzazione dell'azienda, ma provò a calmarsi ricordando che molti di questi giocattoli erano per bimbi orfani, dunque che valesse la pena faticare tanto per riordinare le merci. Al protagonista tornò in mente del progetto di gemellare la fabbrica con degli orfanotrofi e che ad un certo punto la Playtime & Co. stessa costruì un orfanotrofio interno alla struttura, ma lui non aveva mai avuto il piacere di accedervi. Nel frattempo aveva collezionato ogni batteria e quando stava per inserirle nel macchinario si sentì come osservato da un predatore. Appena alzò lo sguardo per controllare, non vide nulla di sospetto. Così attivò il gancio che gli procurò una mano rossa. Ora il grab pack era al completo e l'uomo poté proseguire su un rullo trasportatore. Riattivata la corrente tramite una serie di generatori e le sue mani allungabili, raggiunse una nuova area nella quale trovò il macchinario Make a Friend, inaugurato nel 1960 per permettere ad ogni visitatore di crearsi il proprio giocattolo personalizzato senza il quale non avrebbe potuto lasciare la fabbrica. Era una specie di regalo di addio da parte di Elliot Ludwig, quindi per poter uscire da lì anche l'ex dipendente avrebbe dovuto crearsi un piccolo pupazzo. In fin dei conti aveva girato per ogni stanza alla quale lui potesse avere accesso e non aveva trovato nessuno dei suoi colleghi né il fiore disegnato sulla parete. L'unica cosa che aveva visto erano luoghi diroccati, giocattoli distrutti ed una statua misteriosamente sparita, per non parlare della costante sensazione di essere osservato. Era lì dentro da poco, ma voleva già uscire.
Il primo passo era quello di accendere il macchinario. L'uomo trovò un'altra cassetta che vedeva una scienziata che lavorava per la Playtime & Co. essere intervistata da un giornalista che le chiese come fosse lavorare lì. La donna iniziò a divagare dalla domanda principale, spiegando quanto sarebbe stato bello vivere in eterno, siccome si sembrerà sempre giovani rispetto a qualcuno o qualcosa che possa vivere molti, molti più anni, magari senza invecchiare. Il nostro protagonista fu un po' sconcertato da quelle parole ed iniziò a porsi alcuni dubbi riguardo a quanto accaduto lì dentro, ma per il momento si concentrò sul riattivare l'energia nella stanza e pezzo per pezzo montare il suo giocattolo. Creò un gatto ape molto grazioso che, posizionato sotto ad un dispositivo di riconoscimento ottico, gli permise di aprire la saracinesca. Percorso un breve corridoio, finalmente avrebbe potuto andarsene da lì, ma improvvisamente Huggy Wuggy comparve davanti a lui. La sua faccia non era affatto amichevole, perché dietro quelle carnose labbra sorridenti nascondeva file di acuminati denti pronti ad azzannare il protagonista. Il gigante blu iniziò a camminare verso l'uomo, che fuggì indietro più veloce che potesse e si rintanò dentro ad un condotto di rulli trasportatori. Huggy Wuggy non fu da meno e cominciò un ansiogeno inseguimento. Destra, sinistra, salta, accovacciati. Queste alcune delle parole che l'uomo si diceva per darsi ritmo e sfuggire al mostro famelico. Infine scivolò fuori da quel tunnel, giungendo in una vastissima area piena di passerelle metalliche sopraelevate. L'uomo si girò e notò che una grossa scatola di legno era in precario equilibrio sopra l'uscita della galleria. Quindi, tramite le sue mani allungabili, la fece cadere proprio sopra la testa di Huggy Wuggy, che precipitò rovinosamente di sotto, sbattendo contro tubature e ringhiere, fino a sparire nell'abisso. L'ex impiegato, guardando in basso, si accorse che il mostro aveva perso sangue nel colpire le varie superfici. Quell'essere, quel raccapricciante essere, non era solo un grosso pupazzo robot impazzito, ma a quanto pare era proprio vivo. Molte domande brulicavano nella mente del protagonista, ma finalmente, ripreso fiato, si girò e vide sulla parete opposta il dipinto di un grosso fiore di papavero rosso, proprio come quello mostrato nella videocassetta che gli avevano inviato a casa. Non potendo più uscire dalla fabbrica e speranzoso di trovare qualcuno che dall'altra parte potesse dargli delle risposte, si incamminò. Trovò un'ultima cassetta che ascoltò in un videoregistratore lì vicino. Uno scienziato parlava di uno strano esperimento fuggito, denominato come Esperimento 1006 o Il Prototipo. Quest'ultimo sembrava essere l'artefice dell'evento misterioso avvenuto 10 anni or sono, che portò alla scomparsa di tutti quei dipendenti. Ma lo scienziato ribadì anche di non essere preoccupato per la sua vita, perché la ricerca scientifica era più importante e che sarebbero bastati pochi altri esperimenti per raggiungere il loro obiettivo. Nel frattempo, in sottofondo, si potevano udire tonfi pesanti ed urla strazianti che non presagivano nulla di buono. La registrazione si interruppe bruscamente, lasciando molto perplesso il nostro protagonista. Esperimenti? Ricerca futura? Di cosa stava parlando quello scienziato? Perché quel qualcosa era fuggito? Perché si udivano urla disumane in sottofondo? Troppe domande, poche risposte. Ma la lettera parlava chiaro: trova il fiore. Ora che lo aveva finalmente trovato, non perse altro tempo ed attraversò quella porticina. L'ambiente cambiò radicalmente. Si trovava in una casa arredata con tanto di mobili e carta da parati, diametralmente opposto al luogo lugubre e industriale nel quale si trovava prima. Proseguì fino in fondo al lungo corridoio, seguendo un flebile carillon che suonava. Entrò in una stanza illuminata di rosso e davanti a sé, chiusa in una teca, c'era una bambola perfettamente conservata di Poppy Playtime. Decise di osservarla più da vicino, aprendo lo sportello della scatola, ma in quel frangente le luci sfarfallarono e per un istante l'uomo poté giurare di aver visto la bambola aprire gli occhi prima che le luci si spegnessero. Infine, una graziosa vocina gli sussurrò: tu hai aperto la mia teca. Quando poco dopo la luce tornò, la bambola non c'era più. Un altro pupazzo animato e ancora nessuna traccia del personale sopravvissuto. A differenza di Huggy Wuggy, però, Poppy aveva parlato, quindi forse l'uomo sarebbe stato in grado di comunicare con lei. Nel frattempo cercò una via di uscita da quella fittizia casa. Aprì una porta prima barricata da un armadio e raggiunse l'entrata di quello che un tempo era l'ufficio di Elliot Ludwig.
Non appena trovò la chiave per accedervi, notò come tutto lì dentro fosse rimasto in perfetto ordine per tutti quegli anni. Sulla scrivania del creatore dell'azienda vi trovò una videocassetta che riproduceva uno spezzone di documentario sulla vita di Ludwig, che spiegava come egli avesse creato e fatto prosperare la Playtime & Co., nonostante il divorzio dalla moglie ed una grave perdita familiare avvenuta nel 1960. Creò giocattoli così popolari da fare il giro del mondo, ma ci si chiese come fosse riuscito in tutto ciò, visti gli eventi negativi che avevano intralciato la sua carriera. Non solo una VHS, sulla scrivania il protagonista trovò anche una lettera scritta dallo stesso Elliot, che parlava di uno strano esperimento effettuato su di un ratto. Quest'ultimo consisteva nell'uccidere un topo ed immergere il suo cadavere in un particolare gel a base di olio e semi di papavero. Secondo la teoria, quel composto avrebbe dovuto risanare le ferite dell'animale e riportarlo in vita. Ma pareva non aver funzionato, forse per le dosi sbagliate della miscela o forse per un errore nella procedura. Oltre al fatto che all'ex dipendente sembrava assurdo che un giocattolaio stesse facendo esperimenti sul resuscitare i morti, la cosa che lo sorprese davvero era la determinazione e convinzione di continuare a provarci, siccome quello del topo era già l'814esimo tentativo. E collegandosi alla registrazione ascoltata sul prototipo, che era catalogato come esperimento 1006, l'uomo aveva il timore di scoprire quante creature in tutto fossero state rianimate. Ma com'era possibile che dei giocattoli fossero vivi? Quelli erano pupazzi, non partivano da materiale organico, dunque come mai Huggy Wuggy si muoveva, era affamato e soprattutto perdeva sangue? Ogni passo più vicino alla verità aggiungeva domande al nostro protagonista, che decise di farsi strada tra i condotti di areazione e giungere nella successiva area. Lì incontrò nuovamente Poppy, che con gentilezza lo ringraziò. Scusa, non volevo spaventarti, ma ringraziarti per avermi liberata. Sono rimasta bloccata lì dentro per così tanto tempo. Quindi, grazie. Vorrei ricambiare il favore. C'è una stazione ferroviaria nelle vicinanze ed io ho il codice per azionare il treno. Potremmo uscire da qui. Ed invitò l'uomo a seguirla nella Game Station. Il protagonista era davvero allibito nel sentire quella bambola parlare ed atteggiarsi proprio come se fosse stata viva, come se avesse avuto un'anima al suo interno. Non poté far altro che seguirla, anche perché era la prima voce amica che sentiva da quando era entrato in quella fabbrica maledetta ed abbandonata. Superati un paio di ostacoli, l'ex dipendente si trovò davanti ad una profonda voragine. A quel punto Poppy gli chiese di fidarsi di lei e prima che potesse continuare il discorso, una mano rosa allungabile afferrò la bambolina e la trascinò giù nell'oscurità. L'uomo non esitò un momento e si lanciò di sotto per raggiungerla, ma invece di arrivare a Poppy si ritrovò a cadere lungo uno scivolo enorme che lo condusse davanti all'entrata della Game Station. Riattivata la corrente anche lì, mentre si incamminava verso la nuova area, una voce tanto suadente quanto inquietante interruppe quella sua avanzata. Dall'alto soffitto comparve una gigantesca versione di Mommy Long Legs, un giocattolo tutto rosa, ragniforme, con i quattro arti snodabili e allungabili tanto da permettere a quel mostro di camminare sulle pareti. Il volto umanoide e sorridente in altre circostanze, forse, avrebbe destato tranquillità e sicurezza, ma Mommy teneva stretta tra le mani Poppy, prontamente imbavagliata, e si rivolse al protagonista con aria di sfida. Un nuovo compagno di giochi? È passato così tanto tempo! Mommy ha sentito che Poppy ti avrebbe semplicemente dato il codice di attivazione del treno per scappare. Ma così dove sta il divertimento? La Game Station funziona ancora, quindi perché non facciamo un gioco? Se vincerai tutti e tre i giochi, ti darò la possibilità di andartene. Ma ricorda di rispettare le regole, altrimenti ti farò a pezzi e mangerò le tue viscere, mentre sarai ancora vivo. E con quell'inquietante risata scomparve di nuovo nell'oscurità, lasciando libero accesso alla stazione ferroviaria. Si trattava di un enorme salone dotato di un parco giochi, un treno fermo su dei binari e tre stanze sotterranee che avrebbero condotto il protagonista alle rispettive sfide. L'uomo non si perse d'animo e si diresse subito ad aprire lo scomparto della prima prova chiamata Musical Memory. Si ritrovò nell'area di lavoro nella quale venivano create le mani per i grab pack. Siccome Mommy Long Legs gli aveva rubato la mano rossa, l'ex dipendente, ricordando ancora come si facesse, se ne fabbricò una verde capace di trattenere energia elettrica per alcuni secondi, permettendogli dunque di attivare dispositivi anche lontani o difficili da raggiungere in altro modo. Grazie a questa riuscì a proseguire e farsi strada nella struttura dismessa ed a tratti senza corrente.
raggiunse finalmente il luogo dove avrebbe dovuto sottoporsi al primo gioco di Mommy. Un video esplicativo gli mostrò le regole. L'uomo avrebbe dovuto guardare con attenzione una successione di colori mostratagli sullo schermo e dopodiché premere su dei pulsanti colorati nel giusto ordine, ricreando la sequenza. Ad ogni errore, il coniglio giallo Bunzo Bunny si sarebbe calato più rapidamente dal soffitto, mentre ad ogni risposta corretta sarebbe retrocesso verso l'alto. In caso il pupazzo avesse raggiunto il giocatore prima della fine, il malcapitato avrebbe perso la partita. Non sembrava un gioco difficile o pericoloso per il protagonista, se non fosse che vide Mommy Longlegs fissarlo da una vetrata e ridacchiare. Mommy non vede questo posto attivo da parecchi anni. La mamma può solo immaginare quanto debba essere emozionato Bunzo, o meglio dire, affamato. In quel momento il suono di due piatti musicali pervase la stanza. Oh, questa è la campana della cena. Buona fortuna. A quel punto l'uomo guardò verso l'alto e vide il coniglio giallo munito di denti affilati, pronti a sprofondare nella sua carne, e due giganteschi piatti musicali tra le zampe con cui avrebbe schiacciato lo sfidante. Anche Bunzo Bunny era un giocattolo vivente e la tensione iniziò a salire mentre il gioco si avviò. L'ex dipendente rimase concentrato senza sbagliare nemmeno un colore della sequenza. Dopotutto, questo doveva essere un gioco pensato per i bambini, quindi sperava di essere abbastanza capace per superarlo. I round passavano, Bunzo lentamente scendeva avvicinandosi, mentre il protagonista tentava di risolvere i memory musicali il più velocemente possibile. L'ultimo turno però risultò impossibile anche per lui, perché la sequenza era troppo lunga e non si fermava. I pulsanti erano triplicati e non si trattava più solo di colori, ma anche di forme e simboli. In tutta quella confusione apparve anche un pulsante di allarme che appena l'uomo premette mandò in tilt l'intero macchinario, rompendolo. Bunzo Bunny tornò su fino al soffitto e si spense. Il nostro protagonista era riuscito a vincere il primo gioco e nonostante Mommy non fosse soddisfatta dell'esito di quella partita, rispettò la sua parte di accordo consegnando al giocatore un pezzo dei codici. Ma ora ci sarebbe stata la prossima sfida, dunque era ancora presto per cantare vittoria. Per tornare alla Game Station, l'uomo dovette passare per un magazzino pieno di giocattoli di scarto o rifiutati dal mercato, nel quale, ascoltando una videocassetta, capì esserci finito a lavorare l'uomo che precedentemente si era lamentato della disorganizzazione dell'azienda, lasciando intendere che dopo quelle frasi i suoi capi lo avessero retrocesso lì. Risolto un piccolo enigma legato ad una pedana elevatrice, l'uomo si diresse verso la seconda prova, conosciuta come Wack a Waggy. Essa consisteva in una sorta di acchiappa la talpa molto più ampio, siccome dei piccoli aghi waghi spuntavano da tunnel scavati su tutte le pareti di un'enorme stanzona. Il giocatore, con le mani allungabili del proprio zaino, avrebbe dovuto respingerli dentro, uno ad uno, senza che uscissero per attaccarlo. L'uomo ormai aveva capito che nessun luogo o gioco in quella fabbrica sarebbe stato sicuro per lui, dunque immaginava che anche questi piccoli pupazzetti non sarebbero stati amichevoli nei suoi confronti. La conferma arrivò proprio da Mommy Longlegs, che come sempre lo osservava dall'esterno. A questi giocattoli un tempo erano attaccate delle corde, così potevano essere tirati indietro quando si avvicinavano troppo ai bambini. Già, un tempo erano attaccate. Divertiti! Dopodiché calò il silenzio e poco per volta si iniziarono ad udire suoni di passi, sempre più numerosi, provenire dai vari tunnel. Finché prima a destra, poi in basso, dopo a sinistra e per finire tutto intorno comparvero quei piccoli mostri sorridenti, assetati di sangue, pronti a saltare addosso al protagonista. Con un colpo di mano dopo l'altro, l'uomo freneticamente li ricacciò dentro, facendoli allontanare tutti fino a vincere anche questo gioco. Mommy era impressionata dalla bravura dell'ex impiegato e le dispiaceva dovergli concedere il secondo pezzo dei codici per il treno, ma rispettò le regole e glielo porse. Dopodiché attese l'uomo all'ultima sfida. Risalita una lunga scala chiocciola, il protagonista si ritrovò davanti ad un labirinto interrato, sezionato da grate chiuse che lui avrebbe dovuto alzare per poter raggiungere la Game Station. La prima di queste però era inamovibile dal suo lato, quando, in fondo al corridoio, comparve una sagoma a lui ben familiare, Aggy Waggy. Come poteva essere
ancora vivo dopo quella caduta, ma soprattutto cosa ci faceva lì sotto con lui, come ne sarebbe scappato adesso il protagonista. Mentre quest'ultimo entrava in paranoia, la creatura allampanata lentamente avanzò fino a posizionarsi sotto una luce che ne rivelò la vera identità. L'ex dipendente fu piacevolmente contento nel vedere che si trattava di Kissy Missy, una versione rosa e femminile di Huggy Wuggy. Non aveva idea che avessero reso viva anche lei e sembrava molto più docile del mostro blu. Infatti, goffamente, azionò la leva della grata che bloccava il cammino dell'uomo per poi andarsene in silenzio. Esterrefatto per l'accaduto, il protagonista cercò di seguirla, ma ormai di lei non c'era più traccia. Così iniziò a risolvere l'enigma del labirinto. Trovò anche una videocassetta che mostrava l'interrogatorio di un dipendente sospettoso che sosteneva di aver visto un qualche strano essere aggirarsi per la fabbrica, ma l'altro interlocutore cercava di dissuaderlo e farlo tornare al lavoro. Questo significava che gli scienziati non erano stati in grado di nascondere e tenere segreti questi esseri, perché a quanto pare qualcuno del personale non addetto se n'era iniziato ad accorgere. Dopodiché il nostro uomo tornò alla Game Station ed aprì l'entrata per l'ultima delle sfide. Il solito video introduttivo gli spiegò come giocare. Simile ad 1-2-3 stella, quando le luci erano accese e la musica spenta, il giocatore sarebbe dovuto rimanere fermo, mentre poteva muoversi quando calava il buio una volta ripartita la melodia. Nel frattempo, PJ Pagapillar, un cane 100 piedi, lo avrebbe seguito lentamente ma senza sosta. Farsi prendere dal mostro o muoversi nei momenti sbagliati non era certamente consigliato e l'uomo non aveva la minima intenzione di farlo succedere. Anche questa volta Mommy Long Legs disse la sua. Era così triste vedere i bambini andarsene. Mi chiamavano mamma perché ero la cosa più vicina ad una madre che avessero mai avuto. Ma venivano per i giochi e non tornavano mai più. Ed ora hanno lasciato la mamma a morire da sola, anche se non lo meritava. Invece tu hai lavorato qui, quindi se c'è qualcuno che merita di morire da solo, quello sei tu. Dopo questa inquietante e triste dichiarazione, il gioco cominciò e dall'oscurità un lungo pupazzo animato con il muso da cane iniziò a camminare. Il suo movimento lento, sinuoso ma perpetuo addossava di angoscia il protagonista che cercò di rispettare al meglio le regole della sfida. Ogni volta che la musica si fermava e le luci si riaccendevano, l'uomo poteva udire i numerosi passetti alle sue spalle avvicinarsi. Con sangue freddo, proseguì fino alla fine del livello, riuscendo a tenere PJ sempre a debita distanza. Il problema era che sul traguardo era crollato parte dell'edificio, dunque l'ex dipendente non avrebbe potuto vincere, secondo le regole di Mommy Long Legs. Ma si accorse che in una stanza di osservazione vicina c'era l'appiglio per una mano del grab pack e così, senza pensarci troppo, l'afferrò e si trasse in salvo. Attraversando cunicoli si ritrovò in una caverna sotterranea dove poteva udire l'ira del mostro ragniforme che lo cercava, accusandolo di essere un imbroglione e che gliel'avrebbe fatta pagare. L'ex impiegato cercò di risalire quelle gallerie per provare a fuggire dalla furia di Mommy Long Legs, nonostante lei avesse ancora l'ultimo pezzo dei codici del treno. Per tornare alla Game Station, il protagonista dovette aprire diverse porte chiuse con meccanismi elettronici, passare per alcuni condotti di areazione e far riconoscere un giocattolo ad un visore ottico. Trovò anche un fascicolo che descriveva Mommy Long Legs come l'esperimento 1222 e che prima di diventarlo era una bimba chiamata Mary Payne. A quanto pare Mommy Long Legs odiava lo staff, ma adorava i bambini. Così i dirigenti dell'azienda la misero a guardia della Game Station, dove aveva il compito di guidare gli altri bimbi durante i giochi. Quest'ultimi però non erano dei semplici passatempi, ma dei test usati al fine di comprendere le capacità dei fanciulli candidati per i successivi esperimenti. Il protagonista era allibito. Nel luogo in cui lavorava per rendere gioiosi i bambini, venivano in realtà commesse delle crudeltà tramite esperimenti scientifici in cui si giocava con il confine tra la vita e la morte. Gli sorsero molte domande e pian piano che ragionava continuava ad avvicinarsi alla Game Station, ma purtroppo, proprio mentre era quasi riuscito nel suo intento, cadde in un piano più in basso dove Mommy Long Legs poté raggiungerlo. La rosea figura era adirata ed in qualche modo sembrava consumata da ciò. Ti ho chiesto di giocare correttamente e tu hai barato. Odio i bugiardi! Ora giocheremo all'ultimo gioco. Si chiama Nascondino. 10, 9, 8,
7. Non appena l'essere mostruoso iniziò il conto alla rovescia, l'uomo in preda al panico scappò nella direzione opposta, non sapendo cos'altro potesse fare. Non conosceva quell'area della fabbrica e non aveva idea di dove si trovasse, dunque cercò in tutti i modi solo di sopravvivere a quell'incubo camuffato da giocattolo. Per sua fortuna raggiunse un'uscita d'emergenza, che però era bloccata per mancanza di energia. Così iniziò a cercare in giro generatori per riavviare il sistema, mentre Mommy lo inseguiva e gli tendeva degli agguati. Riuscendo a mettersi in salvo dalle sue lunghe ed inquietanti braccia e gambe, dopo una corsa sfrenata, l'uomo aprì l'uscita d'emergenza e scappò oltre. Per qualche secondo pensò di averla scampata, ma il giocattolo gigante tornò ad inseguirlo, mentre lui, con una delle mani del grab pack, cercava di alzare una saracinesca. La tensione era al massimo ed il protagonista pregava perché la porta si alzasse in tempo. Fortunatamente fu così. Dall'altra parte vi era un trituratore, ma l'ex impiegato lo ignorò e cercò di continuare la sua fuga. Mommy Longlegs, per la foga con cui stava inseguendo la sua preda, finì contro il macchinario, incastrandosi tra i suoi ingranaggi. L'uomo si accorse dell'opportunità che aveva per fermare il mostro e senza esitazione tirò in basso la leva che azionava il tritarifiuti. Con urla disumane, Mommy Longlegs provava a liberarsi mentre veniva inesorabilmente sempre più attirata dai rotori. Che cosa hai fatto? Mi renderà parte di lui! Tu non puoi farmi questo! E con uno straziante urlo di dolore, il suo addome venne schiacciato e insieme ad esso i suoi organi vitali. Il macchinario si inceppò, smettendo di massacrare quella creatura che cadde rovinosamente al suolo, priva di vita. Il volto, ancora sorridente, non emetteva più un suono. L'uomo decise cautamente di avvicinarsi, sospettoso delle ultime parole di Mommy. A chi si riferiva quando disse che l'avrebbe resa parte di lui? Ma la risposta non tardò ad arrivare. Una mano metallica, lunga e sottile, dalle dita acuminate come aghi, si fece largo da sotto una saracinesca appena alzata e con molta leggiadria trascinò con sé gli ultimi resti della madre. Che cosa aveva appena visto il protagonista? Di chi era quella mano? Non poteva essere il tanto temuto prototipo di cui aveva già sentito parlare. In quel momento, però, era più importante tornare alla Game Station ed abbandonare quel posto. Mentre risaliva una serie di scalinate, trovò un altro log, registrato da uno scienziato che parlava del prototipo. Spiegava di uno spiacevole evento nel quale l'esperimento era stato in grado di smontare una sveglia digitale presente nella sua stanza ed utilizzarne le componenti per generare un puntatore laser che mandasse in tilt la telecamera di videosorveglianza. Questo fece sì che il prototipo rimanesse non monitorato per 28 secondi e quando la telecamera venne ripristinata, la stanza pareva vuota. Così, una specialista andò a controllare di persona, scoprendo che l'esperimento 1006 si era nascosto in uno dei punti ciechi della videosorveglianza, per poi provare ad uscire sfruttando l'apertura della porta. Per fortuna, un altro scienziato era riuscito a sigillare l'entrata da remoto, lasciando però dentro la donna che venne uccisa dal prototipo. Lo scienziato che registrò la VHS concluse dicendo che era bene assicurarsi che non fossero più generati esperimenti con un livello intellettivo e violento così elevati, ma più esperimenti simili ad Huggy Wuggy, che combinava in maniera ottimale obbedienza ad una sufficiente intelligenza. Ora l'uomo era molto più inquietato, sapendo non solo che il prototipo era ancora a piede libero per la fabbrica, ma che si trattava di un esperimento altamente pericoloso e scaltro. Mentre camminava, elaborando tutte le informazioni ricevute, raggiunse la Game Station, dove trovò l'ultima parte dei codici del treno bloccata con delle ragnatele, insieme a Poppy, su una parete. Dopo averla liberata, la bambola di porcellana, con molta più serietà di prima, disse: «L'hai uccisa, vero? Molto bene. Vieni, prendiamo il treno. Dobbiamo andarcene». Per quanto macabra, finalmente questa brutta storia stava per finire ed il nostro protagonista sarebbe potuto uscire da lì. Inseriti i codici sul treno, la locomotiva partì e pian piano prese velocità. In un momento di tranquillità, la dolce voce di Poppy interruppe il silenzio. «Avevo paura che sarei stata rimessa in quella teca, ma mi hai salvata. Tu sei perfetto. Troppo perfetto per lasciarti andare. Mi dispiace, non ho mai incontrato nessuno come te. Ero bloccato in quella scatola da troppo tempo e questo mi ha fatto riflettere su quel che avrei potuto fare una volta libera. Ho avuto tempo di pensare ad un piano e so che qualsiasi cosa ti chieda di fare, tu ne sarai capace. Sono successe cose terribili,
ma sistemeremo tutto. A quel punto qualcosa andò storto nel treno, che cominciò a prendere velocità, finendo fuori controllo. E nonostante il protagonista avesse tirato il freno, il mezzo deragliò di lato in un fragoroso incidente. L'uomo, con la vista sempre più annebbiata, lesse la scritta Play Care su un cartello e ripensò alle parole di Poppy, al fatto che gli avesse mentito sull'uscire da lì, ma anche che aveva bisogno di lui per sistemare le cose e forse ci sarebbe stato davvero un modo. Dopodiché perse i sensi e svenne. Non aveva idea di quanto tempo fosse passato, ma quando riprese conoscenza stava venendo trasportato da uno strano essere con enormi zampe feline viola. Questa sorta di animale lo scaraventò giù per uno scivolo e l'uomo ebbe appena il tempo di intravedere il muso di quella creatura. Sembrava un enorme gatto peluche con un inquietante e raccapricciante sorriso. All'ex impiegato ricordò tanto Catnap, un peluche della collana Smiling Critters, ritirato dal mercato tempo addietro per via del fatto che causava incessanti incubi ai bimbi che ci giocavano. Che anche quel pupazzo fosse stato reso una creatura vivente non sorprese più di tanto il protagonista. Lo scivolo intanto lo condusse in un compattatore di rifiuti che si attivò al suo arrivo. Nonostante non si fosse ancora del tutto ripreso dall'incidente, il nostro malcapitato non poteva restare immobile. Dunque, arrampicandosi tra la spazzatura, riuscì a salvarsi. Dopodiché, facendo parkour tra diverse piattaforme e macchinari, raggiunse una stanza nella quale trovò una videocassetta che inserì subito nel videoregistratore vicino. Trattava di due donne, una dottoressa ed una dipendente dell'orfanotrofio, che conversavano riguardo uno spiacevole accaduto. La scienziata chiedeva maggiori dettagli all'altra sul fatto che Catnap avesse usato il suo gas rosso soporifero in una stanza piena di bambini dormienti e che questi avessero iniziato ad urlare dal terrore, ben peggio che in un incubo. La donna che assistette a tutto ciò raccontò con spavento quanto successo e chiese di sapere come stesse la piccola Mary, che il protagonista capì essere Mary Payne, la bimba sfruttata per creare Mommy Long Legs. L'altra donna però si limitò a dire che era in buone mani, ma non poteva essere visitata. La cassetta si concluse con un urlo disperato della balia, forse perché conosceva il motivo per cui non avrebbe più potuto rivedere la bimba. A quel punto, con maggiori certezze sull'esistenza e le capacità di un mostro derivato da Catnap, il protagonista inserì due batterie negli appositi scomparti, aprendo la successiva porta. Continuando nella sua risalita, udì un telefono squillare e si apprestò subito a rispondere. Che ci fosse davvero ancora qualcuno di vivo lì sotto, inteso come umano vivo, l'uomo alzò la cornetta ed una vocina bambinesca e molto allegra si offrì di aiutarlo. Non avrebbe voluto che lui morisse, così gli concesse, tramite un sistema di tubature, un'altra batteria per aprire la porta che dava sui binari dove il treno era deragliato. La vocina continuò. So che probabilmente sei arrabbiato con Poppy per non averti lasciato scappare, ma lei ha bisogno di te. Abbiamo bisogno di te. Tu sei la nostra missione. Insieme possiamo salvare tantissime persone, compreso te. Quelle parole e la via del ritorno bloccata dal treno in fiamme fecero desistere l'uomo dal cercare di andarsene e decise di andare più a fondo nell'esplorazione della struttura. Laker è dritto per di là, ma è la casa di Catnap, uno degli Smiling Critters. Una volta ce n'erano 8, adesso c'è solo lui. Laker è la sua chiesa, il suo terreno di caccia, il suo tutto. Faresti meglio a muoverti velocemente, ma ci terremo in contatto. A proposito, mi chiamo Holly, piacere di conoscerti. Certamente quel discorso non era molto motivante, ma l'ex dipendente aveva poche altre vie da poter percorrere e se davvero avesse potuto salvare qualcuno, quantomeno ci avrebbe provato. Raggiunse così la limitrofa stazione ferroviaria ed una volta avuto accesso alla parte sopraelevata di quest'ultima, salì su una funivia che lo condusse verso il Playcare. Nel frattempo, un video promozionale di Elliot Ludwig informava il viaggiatore sulla meta. Siccome la Playtime & Co. si diede tanto da fare per creare giocattoli che rendessero felici i bambini di tutto il pianeta, l'azienda decise di investire nella creazione di una realtà fittizia che portasse gioia ai bambini orfani di ogni età, etnia e provenienza, tenendoli lontani dalle crudeltà del mondo esterno, nell'attesa che qualcuno li adottasse. Il Playcare era una gigantesca cupola sotterranea, dotata di sole e luna artificiali, nuvole, una casa, una scuola, un giardino, un luogo ricreativo, con insegnanti, consulenti, bali e tutor, amici.
Insomma, tutto quello che un bimbo poteva desiderare, il Playcare avrebbe potuto fornirlo. Se il discorso fosse stato estrapolato ed ascoltato in altre circostanze, sarebbe anche piaciuto al protagonista, ma conoscendo ormai sempre meglio le atrocità commesse da questa azienda, tutto il monologo di Ludwig parve marcio ed approfittatore. Ma almeno era riuscito finalmente a vedere con i suoi occhi questo fantomatico orfanotrofio sotto la fabbrica. La funivia si fermò e Dolly richiamò al telefono. Bel posto, vero? Un tempo i bimbi vivevano qui. Ora guardalo. Comunque, vedi quella grande statua al centro? Prendi le scale che conducono di sotto. Troverai una stanza che dà letteralmente energia a tutto il Playcare. Lì ti darò una chiave che andrà inserita in una porta accanto alla funivia che hai appena preso. Poi ti spiegherò il resto. L'uomo eseguì quanto detto da quella allegra voce, anche se sospettoso della sua capacità di fornirgli oggetti e di conoscere la sua posizione in tempo reale. Presa la chiave, tornò per aprire la porta che dava sull'esterno della cupola. Davanti a lui, un'enorme stanza con un macchinario formato da 3 cilindri. Holly spiegò tutto il necessario al protagonista. Benvenuto nella Gas Production Zone. Il cuore pulsante dell'intero malvagio sistema Playcare. Tutto il gas che vedi in giro viene prodotto proprio qui in fabbrica. Viene soprannominato il fumo rosso ed in questo momento è tutto nel cilindro di destra. Per poter proseguire oltre il Playcare ed avvicinarci al prototipo, dovremo spostare tutto il gas nel cilindro di sinistra. Ti chiamerò una volta finito. L'uomo studiò velocemente l'impianto e si rese conto che per farlo funzionare andavano aggirate alcune misure di sicurezza. Dunque cominciò ad esplorare la fabbrica del fumo rosso per poter avere libero accesso al macchinario. Trovò una mano per il suo grab pack che gli avrebbe permesso di fare dei salti molto alti grazie ad un impulso rilasciato dalla suddetta in prossimità di specifiche pedane. Risultò un'aggiunta molto utile data la situazione precaria dell'edificio e di molti canali pieni di liquido rosso nocivo, poi nebulizzato per creare quel gas soporifero. Una volta avuto libero accesso alla macchina, spostò il fumo rosso dal cilindro di destra a quello centrale e mentre stava per spostarlo in quello di sinistra, qualcosa andò storto e saltò la corrente in tutto il Playcare. Holly ritelefonò frettolosamente. Oh no! Qualcuno ha staccato l'energia, ma niente panico. Ti darò un'altra chiave che servirà per entrare in casa dolce casa, il dormitorio dei bambini. Una volta dentro, trova il generatore di riserva dell'edificio. Buona fortuna! Ora, il ripristino della corrente era tutto nelle mani del protagonista. Prese la chiave da sotto la grande statua ed entrò nella vecchia casa. Per essere passati 10 anni, l'arredamento era ancora ben messo, tra foto di bimbi sulle pareti, tende decorate e diverse carte da parati. Distratto da questo corredo, l'uomo aprì la successiva porta e fu invaso da uno stagnante fumo scarlatto. Cominciò a correre trattenendo il respiro finché non uscì da quell'area soporifera. Si era salvato per un pelo. Era arrivato in una zona piena di corridoi e stanze, molto labirintica. Non impiegò molto a rendersi conto che il tutto era davvero ripetitivo e surreale, con corridoi che letteralmente cambiavano aspetto sotto i suoi occhi. Intravide più volte in lontananza la sagoma oscura di Catnap, che si muoveva come se volesse essere seguito, ma quello che poi succedeva all'uomo era di perdersi ancora di più in quel labirinto. Alla fine giunse in una stanza con un videoregistratore ed una cassetta che prontamente ascoltò. Se inizialmente la voce parlava positivamente del Playcare e di casa dolce casa, dopo non molto iniziò a mutare in qualcosa di molto più tetro e rivolto direttamente al protagonista. Parlava del suo ritorno nella fabbrica, dopo anni, del fatto che le creature lì erano affamate e bramose di trovarlo e che oramai quel mondo apparteneva a loro. Finito il monologo, una versione olografica di Huggy Wuggy, ma ancora più terrificante, strisciò fuori dallo schermo e cominciò ad inseguire l'allibito malcapitato, che indifeso provò a scappare, ma senza successo. Il mostro lo divorò con foga dalla testa ai piedi. Per sua fortuna si trattava solo di un brutto, bruttissimo incubo. Si risvegliò all'entrata della casa, conscio di aver respirato quel fumo rosso che prima credeva di aver evitato. Trattandosi di una così forte allucinazione, era doveroso trovare subito un metodo per evitare che ricapitasse. Fortuna volle che poco più avanti raccogliesse una maschera antigas abbandonata, che prontamente indossò ogni qualvolta avesse il dubbio di trovarsi troppo vicino a dello smog cremisi. L'uomo iniziò ad esplorare quelle stanze, risolvendo vari enigmi, riattivando la corrente nelle diverse aree,
studiare, evitando catnap ed ascoltando cassette riguardo scienziati che sceglievano tra i bambini non ancora adottati quelli più adatti ad essere sottoposti ai loro esperimenti. In una delle camerette trovò Kissy Missy, seduta su un letto, ad osservare, nostalgica, la foto di una bambina. Forse si trattava di lei, nella vita precedente, prima che gli scienziati la trasformassero in quell'enorme giocattolo. Oppure era la foto di una sua amica, che ora, per qualche motivo, non c'era più. Effettivamente quel dormitorio era del tutto abbandonato e nessun bambino era rimasto. Anche se ogni dipendente era sparito, non significava che pure i bambini, non ancora trasformati in mostri, dovessero essere scomparsi. Eppure lì non c'era più nessuno. Poco per volta, proseguendo di stanza in stanza, finalmente il nostro protagonista attivò ogni generatore e tornò all'uscita. Ma mentre era girato di spalle, fu atterrato violentemente da Kissy Missy, che con sguardo rabbioso stava per ucciderlo se Poppy non fosse intervenuta in tempo per fermarla. No, no, lasciala andare! Lui non ha fatto nulla di male! In realtà è qui per aiutarci! Sono felice che Holly ti abbia aiutato ad arrivare fin qui. È grazie a lui se ti abbiamo ritrovato. Ne hai passate così tante. Meriti una spiegazione. Andiamo. Una volta riappacificata la situazione, i tre si diressero verso un ascensore che avrebbe riattivato l'illuminazione nel cielo del Playcare e durante l'ascesa Poppy spiegò il suo piano. Ascolta, non sono tua nemica, ma non posso lasciarti andare. Ciò che sta accadendo qua giù è più grande di tutti noi. Ho bisogno di te, così potremo vendicarci di quei mostri che ti hanno torturato. Che ci hanno torturato? Non hanno agito da soli, sono seguaci dell'originale, il prototipo. Lui ormai sa che stiamo arrivando. Se proverai a scappare, ti ucciderà prima ancora che tu raggiunga la porta principale. È lui il motivo per cui sono rimasta intrappolata in quella teca così tanto a lungo. Non hai idea delle cose terribili che ha fatto. Ti aiuterò a ucciderlo. Ti aiuterò a salvare tutti. Abbiamo visto quanto sei capace. Hai ucciso Aki, hai ucciso Mommy. Mi hai liberata. Tu sei perfetto per questo. Dopodiché discesero e lasciarono a terra il protagonista. Poco prima di risalire, Poppy aggiunse: Catnap è l'ultimo ostacolo che il prototipo ci ha posto contro. Abbi cura di te. Holly ti chiamerà. Infatti, la telefonata non tardò ad arrivare. Ehi, sono ancora io. Poppy pare ti abbia spiegato tutto ed abbia riattivato la corrente nella cupola. Bene, adesso il piano è semplice. Dobbiamo ripristinare l'energia nella zona di produzione del gas. Torna nel portico di Casa Dolce Casa e trascina il cavo della corrente del generatore che hai attivato fin sotto alla statua centrale. Così sarai già a metà dell'opera. Ogni edificio qui ne ha uno, ma non serve attivarli tutti per dare sufficiente energia al macchinario. Penso ne bastino tre. Intanto ti invierò le chiavi della scuola. Di solito Catnap lascia in pace quel posto, dunque dovrebbe essere più sicuro. Buona fortuna! Attaccato il cavo nella giusta spina e prese le nuove chiavi, si diresse verso la scuola del Playcare. Il posto era molto diroccato, con perdite di acqua dalle tubature e parti del soffitto venute giù. Il tutto aveva un'atmosfera molto tetra. Holly spiegò all'uomo che il generatore si trovava nella zona centrale dell'istituto e che avrebbe dovuto fare attenzione a qualcuno, ma in quel momento un'interferenza fece cadere la linea telefonica, mentre dall'interfono della scuola si udì una squillante voce. Qui parla Miss Delight. Vi prego di scusare l'interruzione. Studenti, rimanete ai vostri posti finché non suonerà la campanella e non camminate nei corridoi senza permesso. Il protagonista rimase sorpreso nel sentire una voce adulta parlare in un posto simile. Che un qualche insegnante fosse sopravvissuto a quel fatidico giorno, doveva assolutamente andare a fondo della questione. Come sempre, sfruttò diverse batterie per poter aprire porte altrimenti sigillate e mentre si rannicchiava per passare sotto ad una cattedra che ostruiva il corridoio, vide in lontananza una figura umanoide zoppicare via. Forse era lei, Miss Daylight. Forse l'ex dipendente avrebbe potuto parlarle e saperne di più. Provò ad inseguirla, ma girato l'angolo non la vide più. Poco dopo partì un'altra chiamata dall'interfono. Aspetta, io ti conosco. Sì, mi ricordo, lavoravi qui. Come fai ad essere vivo? Barb? Oh, Barb dice che stai cercando i tuoi colleghi. Catnap non vorrebbe che fossi qui. Dovresti andartene per la tua sicurezza. Quindi questa donna si ricordava di lui? Inoltre sembrava essere prigioniera del gatto viola. E chi era Barb? L'uomo era ancora più convinto che avrebbe dovuto parlare con lei per sapere quanto accaduto agli altri e magari liberarla.
continuò l'esplorazione della lugubre scuola, ma via via che proseguiva venne a conoscenza di una realtà che non pensava possibile. Trovò alcune note scritte da Miss Daylight che parlavano di come durante la sparizione di tutto il personale, lei, insieme alle altre sue sorelle insegnanti, fossero state rinchiuse all'interno della scuola. Questo andò avanti per giorni, settimane, finché le scorte di cibo iniziarono a terminare e Miss Daylight cominciò a credere in una cospirazione contro di lei da parte degli altri addetti per non farla mangiare. Semplicemente iniziò a perdere il senno e per fame commise cannibalismo, uccidendo tutte le sue colleghe sorelle e divorandone le carni. Per farlo si fingeva morta ogni volta che la guardavano, per poi far loro degli agguati ammazzandole. Pare che Barb in realtà non fosse altro che l'arma rudimentale con cui poneva fine alla vita delle sue vittime. L'uomo scoprì anche che fu lei ad uccidere tutti i bambini rimasti, cibandosi pure dei loro corpicini. Che fosse umana o bambola, era comunque diventata un mostro psicopatico ed il protagonista decise che non fosse più il caso di avere a che fare con lei. In quel momento l'interfono si accese nuovamente. Non sei un buon ascoltatore, vero? In questo sei molto simile agli altri umani. Mi chiedo se anche le tue urla suoneranno come le loro. Non vedo l'ora di scoprirlo. E con queste frasi ormai era chiaro all'ex impiegato che anche quest'essere non era più umana da molto tempo, ma si trattava di un altro giocattolo vivente ed assassino. Finalmente giunse dal generatore, ma mentre si avvicinò per accenderlo, Miss Daylight uscì allo scoperto e colpendo il macchinario con Barb lo distrusse. L'uomo guardò la scena allibito e per la prima volta vide il viso della donna. Quella che doveva essere una faccia sorridente ed amichevole si era trasformata in un orrore, in quanto l'insegnante si era strappata via le labbra plastiche, mostrando denti e gengive per potersi cibare più facilmente della carne delle sue vittime. Il protagonista iniziò a scappare, ma tutte le vie erano chiuse o bloccate e lei lo avrebbe sicuramente raggiunto. Si girò per vedere dove fosse finita ed era proprio di fronte a lui, ma immobile. Nulla le impediva di attaccarlo, eppure se ne stava lì ferma a fissarlo. A quel punto all'ex impiegato tornò in mente dalle note lette poc'anzi che Miss Daylight aveva escogitato nella sua follia un meccanismo di caccia per il quale se la preda l'avesse guardata, lei si sarebbe finta morta, restando bloccata. L'uomo allora ne approfittò per spostare batterie, aprire porte e sfuggire tra una stanza e l'altra, sempre tenendo gli occhi fissi su quella bambola. Il tutto funzionò fino all'ultimo corridoio, dove la donna, probabilmente stanca di attendere e conscia che la sua preda non si sarebbe fatta ingannare, cominciò a rincorrere l'uomo senza esitare. Il nostro protagonista raggiunse per primo l'altro capo del tunnel e tirando una leva abbassò appena in tempo una saracinesca che schiacciò brutalmente Miss Daylight, uccidendola. Anche quest'anima tormentata, forse adesso, aveva trovato pace. L'uomo continuò e si rese conto di essere fuggito dal retro della scuola, dove trovò una nuova mano per il suo grab pack che gli permetteva di sparare cartucce infuocate che facessero luce nei luoghi più oscuri. Continuando, sbucò all'esterno della cupola, in mezzo a precarie passerelle montate in una immensa grotta. Ascoltò un'altra VHS che trattava dello stesso impiegato retrocesso nella banchina di scarto che, parlando con un dirigente in maniera schietta, siccome quest'ultimo stava per andare in pensione e cercava un sostituto, ottenne la possibilità di avere il suo posto guadagnando una promozione. Ma la videocassetta non spiegava altro, né il quando fosse avvenuta, né il tipo di impiego. Proseguendo su quei tralicci, il protagonista arrivò in prossimità di un costrutto, un golem creato dall'unione di tanti giocattoli morti o dismessi. Proprio davanti a quest'essere vi era Catnap, intento a venerarlo, come fosse l'altarino di un dio. Ma non appena l'uomo distolse lo sguardo per vedere dove poggiare i piedi, il gatto viola si dileguò. Cosa poteva rappresentare quell'unione di giocattoli? Che fosse una riproduzione del corpo del prototipo? Non era il momento per indagare su ciò. Serviva tornare all'interno del Playcare e dare energia sotto la statua in altro modo, siccome il generatore della scuola era stato distrutto. Raggiunse l'entrata sul retro del Playhouse, un luogo nel quale i bambini potevano giocare e divertirsi tra scivoli, tappeti elastici, tubi, gonfiabili e soprattutto tanti pupazzi degli Smiling Critters. Fu proprio quest'ultima parte che inquietò l'uomo perché vide quelle piccole creature sorridenti gattonare
andare verso di lui. Non aveva idea delle intenzioni che avessero, ma ormai, anche a causa delle agghiaccianti scoperte fatte su Miss Daylight, faticava a fidarsi di qualunque giocattolo animato. Prendendo la mira, sfruttò la nuova mano per sparare a quei mostriciattoli che, spaventati, si allontanavano da lui. Quei piccoli smiling critters erano ovunque, si annidavano in ogni antro oscuro, in ogni angolo delle stanze, ridacchiando ed uscendo allo scoperto per saltare addosso all'uomo e cibarsene tutti assieme. Continuando a sparare loro, il protagonista li tenne tutti a distanza fino a raggiungere una zona adibita a carcere. Esplorando brevemente quel posto, vide una versione grande e vivente di Dog Day, legato a crocifisso contro una parete. Gli era stata amputata la parte inferiore del corpo e stretto lo squarcio con una cintura per evitare che i suoi organi uscissero, affinché restasse vivo per provare un atroce dolore. Dog Day, vedendo l'uomo, lo mise in guardia. Tu sei l'angelo di Poppy. Non c'è più niente da salvare. Non qui. Sei a casa di Catnap. Sei nella loro casa. Un milione di occhi sono puntati su di te. Guardano, aspettano affamati. Non vogliono altro che strisciare sotto la tua pelle e divorarti a poco, riempendo coi loro corpi il vuoto che si forma dentro di te. Catnap, quel mostro, il prototipo è il suo dio, e questo è ciò che fa agli eretici. Quei piccoli giocattoli seguono Catnap per evitare proprio questo destino, e in cambio vengono nutriti. Abbiamo provato a combattere il prototipo ed i suoi seguaci, ma abbiamo fallito. Ed io sono l'ultimo degli Smiling Critters. Ascoltami, devi uscire da questo posto, hai bisogno di vivere. Tu e Poppy potete sistemare questa cosa, potete porre fine a questa follia, al tormento, al... In quel momento, dozzine di piccoli pupazzi animati uscirono dalle tubature circostanti ed entrarono dentro Dog Day dall'addome, dalla bocca e perfino dagli occhi, divorando rapidamente le carni rimaste del cane. No! Lasciatemi! Vi prego! Vai via! Scappa! Corri! A quelle parole l'ex impiegato indietreggiò e vide quel povero animale venire posseduto e cambiare personalità diventando molto più aggressivo. Partì un nuovo inseguimento e questa volta le cartucce infuocate non sarebbero servite. Una sottospecie di cane peluche zombie stava inseguendo quel povero uomo costretto a scappare per tutto il playhouse finché, giunto su una pedana a propulsione, usò la mano viola del grab pack per saltare su un ascensore e fuggire da lì sotto. Un urlo disperato riecheggiò per l'intero parco giochi, motivando ulteriormente l'ex lavoratore a porre fine al regno del prototipo. Una volta fuori, Holly lo richiamò al telefono. Ehi, sono davvero felice che tu stia bene. Non voglio perdere altri amici in questo posto. Hai visto il santuario? Catnap l'ho realizzato per il prototipo. Vedi, prima che Catnap diventasse Catnap, il bimbo che era, quasi morì per un incidente dovuto ad una scossa elettrica. Ma dicono che il prototipo gli abbia salvato la vita, rinunciando nel frattempo alla propria libertà. Agli occhi di Catnap, il prototipo è un supereroe. Quindi il gatto viola lo tratta come un dio, uccidendo tutti coloro che si oppongono. Noi compresi, se non staremo attenti. Quell'idolo fatto di giocattoli morti ti ha inquietato? Allora aspetta di vedere come sia il prototipo realmente. Purtroppo il generatore della scuola è stato distrutto e non puoi usarlo per dare energia. Ma non preoccuparti, perché ti ho inviato la chiave per l'ufficio dei dirigenti del Playcare. Se riuscirai a far funzionare quel generatore senza che venga danneggiato e poi a collegarlo, penso che avremo finito. Mi raccomando, tieni gli occhi aperti. Ogni ombra e luce tremolante sono un nascondiglio per Catnap. Ti porterà via tutto ciò che hai per difenderti e quando sarai più vulnerabile ti ucciderà. Catnap vive per la caccia. Buona fortuna, ci sentiamo presto! L'uomo era contento di saperne di più e che ormai fosse vicino alla fine, ma era anche conscio che più proseguiva e più Catnap si faceva ostile nei suoi confronti. Entrò dunque nell'ufficio, che era uno dei posti più deteriorati dell'intero Playcare. Diverse stanze erano inaccessibili ed altre piene di fumo rosso o prive di corrente elettrica, per cui molte porte risultavano chiuse. Ogni tanto si poteva vedere Catnap muoversi con passo felino tra i corridoi, ma il protagonista non si fece
fece intimorire e proseguì. Con prodezza, spostando batterie da uno scomparto all'altro, fornendo energia nei giusti punti, passando per alcuni condotti di areazione ed indossando la maschera antigas nei luoghi contaminati, l'uomo riuscì a farsi strada nella struttura abbandonata fino a raggiungere ed attivare il generatore secondario dell'ufficio. Mentre tornava sui suoi passi, si imbatté in una stanza piena di fumo rosso, così indossò nuovamente la maschera antigas prima di uscire. In quel preciso istante, da dietro un angolo, Catnap era pronta a fargli un agguato e, saltandogli addosso, gli tolse la maschera, scaraventando il protagonista a terra, in mezzo al gas soporifero. Lo spavento fu tanto, ma non bastò a tenere sveglio l'uomo, che si addormentò respirando quei vapori scarlatti. Iniziò a sognare situazioni molto strane. Udiva Poppy parlargli nelle orecchie, dicendo di trovare il fiore, dicendo che lui non avesse idea di quel che stava facendo, chiedendo se sapesse cosa fosse accaduto lì. Il tutto mentre scorrevano nella sua mente immagini dei luoghi della fabbrica in cui era stato. La voce della bambola continuò, accusandolo di non capire cosa fosse reale e cosa no, finché l'uomo non si trovò nell'atrio principale, presumibilmente nel giorno in cui tutto è cambiato. Quando da un vano rosso comparve la mano del prototipo che si protendeva verso di lui, l'incubo finì ed il protagonista riuscì a svegliarsi. Fu un sogno molto strano e dalla difficile interpretazione. Più scopriva in retroscena su questa fabbrica, meno ne comprendeva le vere ragioni. A tutti gli effetti, non sapeva cosa fosse davvero reale, a chi credere, di chi fidarsi, se era stato manipolato oppure no. Questo era il tormento che la sua mente si dava e che in quell'incubo era stato messo in evidenza. Il suo telefono squillò e dall'altra parte una tetra voce profonda lo intimò. Quella spaventosa frase era stata pronunciata proprio da Catnap, ma ormai non era sufficiente ad intimorire il protagonista, che più deciso che mai ad andare a fondo a questa situazione, uscì dall'ufficio e tramite il cavo del generatore diede energia sotto la statua. In ultimo, collegò anche il cavo dello Sky Dome riavviato in precedenza da Poppy e così finalmente c'era abbastanza energia per poter alimentare la macchina del gas. L'uomo, contento, prese la grossa batteria che Holly gli inviò e si accinse ad inserirla nel giusto scomparto dalla fabbrica di fumo rosso. Ma a pochi metri dall'obiettivo, Catnap lo raggiunse ed iniziò a soffiare gas tossico in tutta l'area. L'ex dipendente cominciò a scappare nella direzione opposta, ma ebbe delle allucinazioni da sveglio che gli mostrarono una versione di Catnap ancor più raccapricciante. Corpo grigio ed emaciato, quasi scheletrico, accompagnato da irte vertebre sulla schiena, artigli affilati e la parte peggiore. Una bocca inquietantemente fuori misura, allungata verso il basso a formare un sorriso spettrale. Il nostro protagonista azionò un ascensore che lo condusse in un'area rialzata, un tempo usata come safe room, dove avrebbe dovuto, sfruttando oggetti di vapore, accumuli di energie date dalle batterie e tutte le mani del suo grab pack, sopravvivere agli attacchi di Catnap. L'aberrazione felina cominciò muovendosi tutto intorno al protagonista, creandogli allucinazioni uditive, ma soprattutto visive, nelle quali si sdoppiava per i vari corridoi, cercando di ingannare il povero uomo che non aveva un solo momento di calma. Grazie alla sua mano a pistola riuscì ad eliminare ogni simulacro del mostro e tramite i getti di vapore azionati con le altre mani allontanava l'originale. Tutto questo continuò per minuti interi finché il generatore centrale non fu completamente in sovraccarico e l'uomo con la mano verde del grab pack ne raccolse tutta l'energia scaricandola addosso a Catnap che ormai era in procinto di ammazzarlo. Una poderosa scossa attraversò il giocattolo animato che per un secondo si paralizzò prima di prendere fuoco, urlando di dolore. La bestia si rotolò freneticamente al suolo, disperata, finché le fiamme non si spensero. In quel momento, da un portello sul soffitto, discese lentamente la mano metallica del prototipo, come a voler aiutare il gatto. Catnap, con le ultime forze, si alzò e si inginocchiò davanti al suo dio, che sfortunatamente serrò le dita a formare un aculeo con cui, in un movimento netto, rapisse bocca e collo del felino. Catnap morì all'istante, abbandonando lungo i fianchi le braccia che erano protese in gesto di venerazione. Dopodiché, sotto gli occhi allibiti dell'ex dipendente, la mano metallica sollevò il corpo morto del gatto, portandoselo via dalla botola da cui era comparso.
Anche Catnap era stato sconfitto, ma questa volta il prototipo non era disposto ad aiutarlo, quindi approfittò della sua debolezza, raccogliendone le spoglie e sfruttandole per migliorare se stesso. Come sempre, mai fidarsi del prototipo. L'uomo si rialzò e tornò indietro, dove si accorse di una videocassetta abbandonata che non esitò ad ascoltare. Parlava lo scienziato Harley Sawyer, colui a capo del reparto sperimentazione e ideatore della cosiddetta Bigger Bodies Initiative, l'iniziativa di generare giocattoli animati in formato gigante per sfruttarli al posto dei lavoratori nei vari settori della fabbrica. La registrazione nominava il prototipo, spiegando quanto fosse sempre silenzioso ad ogni sessione di studi. Proprio in quel momento, però, l'essere cercò di mettersi in contatto con il dottore, aprendo una strana conversazione. Io possiedo una domanda. Ti sei deciso a parlare? Prego, continua. Tu trovi qualcosa? Questa domanda a cosa fa riferimento esattamente? Tu ci pungi, ci colpisci, laceri la nostra carne. Percepisci tutto questo? C'è un segreto di valore oltre ogni misura dentro di te. Quindi, 1006, io continuerò a pungere, tagliare, bruciare, avvicinandomici ad ogni sessione. Sia che tu parli o che tu non lo faccia, sia che tu combatta o che ti arrenda. Imparo qualcosa di nuovo su di te ogni giorno. Mi emoziona. Grazie. Tu ringrazi me? Assolutamente. Imparo qualcosa di nuovo su di te ogni giorno. La registrazione si concluse e dal protagonista venne la pelle d'oca nel sentire tutto quel dialogo. Il prototipo era un paziente osservatore. Apprese quante più cose possibili dagli scienziati che lo torturavano, attendendo il momento opportuno per uscire dalla sua prigionia e mandare questa fabbrica nel caos, prendendone il controllo. Inoltre si rese subito conto che l'esperimento 1006 era in grado di imitare le voci altrui e farle proprie. Dunque, se per tutto questo tempo la voce di Holly non fosse stata altro che il prototipo che faceva il suo gioco, muovendo l'uomo come una pedina, il protagonista sapeva bene che non poteva fidarsi fino in fondo di nessuno e che non poteva decifrare cosa fosse davvero reale e cosa no. Ma aveva bisogno di alleati per andare avanti, quindi sperò con tutte le sue forze di starsi sbagliando e decise di continuare a patteggiare per Poppy, Kissimissi ed Holly. Finalmente, sceso con l'ascensore, diede energia all'intera fabbrica di gas, spostando il fumo rosso dal cilindro centrale a quello di sinistra. Tutte le luci si accesero e si attivò la corrente per una piattaforma che avrebbe permesso all'uomo di scendere ancora più in basso, proseguendo nella sua disavventura. Entrato in tale stanza, Poppy iniziò a parlargli. Bene, sei qui e hai fatto di nuovo l'impossibile, proprio come mi aspettavo. Catnap è sparito, il fumo rosso è stato deviato, tutto si sta sistemando, grazie a te. Ma se vogliamo andare avanti, allora meriti di sapere la verità. Sei tornato per cercare i tuoi colleghi. Vuoi sapere cosa sia successo e perché? Questa è la risposta. L'abbiamo chiamata l'ora della gioia. In mano Poppy aveva una videocassetta che inserì con delicatezza in un lettore. Da un televisore iniziarono a vedersi le riprese delle telecamere di sicurezza dell'8 agosto 1995, giorno in cui tutti scomparvero e motivo principale per cui il nostro protagonista era lì. Improvvisamente, quelli che sembravano docili giocattoli statuari si animarono in una foga omicida ed iniziarono ad attaccare, uccidere e mangiare tutti i lavoratori presenti lì. Una festa aziendale con ogni impiegato finita nel sangue. Da Huggy Wuggy a Mommy Long Legs, da Boxy Boo alle sorelle Daylight, dai piccoli pupazzetti a Catnap e perfino Kissimissi. Tutti i giocattoli, tutti gli esperimenti si ribellarono, massacrando decine e decine di persone. Dopodiché, l'ora della gioia terminò. Quell'ex impiegato rabbrividì nel vedere tale atrocità e rimase scioccato nel sapere che se quel giorno fosse andato anche lui al lavoro, avrebbe fatto la stessa tremenda fine. Poppy interruppe quel silenzio. Ricordo di averne sentito ogni momento. È andata avanti così a lungo, così terribilmente a lungo. Cercavano di nascondersi, di scappare, di fare qualsiasi cosa per restare in vita. Ricordo le loro grida, indelebili nella mia mente. Fu una strage insensata. Ecco cosa fu. Hanno ucciso tutti, colpevoli, innocenti, non faceva differenza. Una volta che tutto finì, trascinarono quei cadaveri là sotto.
dove non sarebbero mai stati ritrovati, e ne mangiarono le carni per continuare a sopravvivere. Ma non bastarono per tutti questi anni, e così i giocattoli più grandi iniziarono ad attaccare i più piccoli per cibarsene. Tutti quei morti non hanno risolto nulla. Siamo ancora bloccati qui, sopravvivendo di stenti. Il prototipo deve morire per questo. Deve morire per tutto. Nella stanza sopraggiunse Kissy Missy, volenterosa di aiutare Poppy nel suo piano. Probabilmente si sentì molto in colpa ad aver contribuito all'ora della gioia, ma forse al tempo non aveva altra scelta. Il protagonista ora provava ancor più odio nei confronti di quell'essere. Comprendeva la sua frustrazione nei confronti degli scienziati che lo avevano reso così, ma coinvolgere tanti giocattoli, anche quelli più pacifici, per indurli a compiere un genocidio così disumano, era davvero troppo. Come diceva Poppy, quel mostro andava fermato. Mentre Kissy Missy azionò dall'esterno la leva, l'ex dipendente e Poppy si posizionarono sulla pedana centrale che iniziò a scendere verso il successivo piano. Proprio mentre la bambola metteva in guardia l'uomo e gli consigliava di essere cauto da lì in poi, da sopra iniziarono a sentirsi delle grida di lotta da parte di Kissy e Poppy, disperata, fece per tornare immediatamente su ad aiutarla. La gigantessa rosa, però, per salvare i due compagni, fece calare su di loro una copertura che li sigillò al di sotto affinché qualunque cosa la stesse attaccando non potesse fare del male anche a loro due. E con un disperato urlo da parte di Poppy nel chiamare la sua amica dolorante, questa disavventura continuò al livello sottostante. Questa era l'intera storia di Poppy Playtime, capitoli 1, 2 e 3. Ho voluto attenermi quasi il più possibile alle informazioni reperibili nei giochi, ovvero quelle che può conoscere con certezza il protagonista, lasciando più incerte le parti esterne provenienti da video promozionali o aggiuntivi presenti nel canale YouTube degli sviluppatori. Siccome la saga non è ancora finita, ho voluto lasciare spazio per teorie e dubbi che andremo a scoprire e risolvere con l'uscita dei prossimi capitoli e con la conclusione della trama. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, dunque mettete mi piace, iscrivetevi, condividete, commentate numerosi, guardate i link utili per voi in descrizione e noi ci rivedremo in un prossimo video. Ciao!